Dai, dai, dai. Ti prego. Raga. Lollo. No, mi dispiace. No, 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 ma. No. Come iniziare un video in questi casi? Okay. Inizia il video con un bel cespuglio, dai. Vai. Ma io pensavo che ti nascondevi nel cespuglio, ma non è il cespuglio. No, io cerco. Oggi daremo un senso a questi, i razzo bottiglie, che già dal nome non mi convincono tantissimo. Eccoci qui con una challenge. Adesso con tutte ste porte non capirete niente, ma Lollo ci mostrerà come funzionano. Eccoli lì. Secondo te sti cosi sono utili in partita? No. Anche per me. Però gli daremo un senso noi, fidatevi. L'obiettivo di oggi sarà quello di nasconderci in una di queste due casette e sperare di non esplodere, di non far esplodere anche la nostra casa per colpa di questi razzi. Infatti, ad esempio, io andrò a nascondermi dentro una delle due casette e Lollo sceglierà con il razzo quale delle due casette sparare. Se mi uccide, complimenti per lui. Prenderà un punto. Ma se non mi uccide, qui ci sono dei bellissimi spawn di armi casuali che cambiano tipo in continuazione. Noi ci costruiremo un loot velocissimo e poi andremo a combattere in questa arena molto pacifica. Con i sassi. Sì, ci sono sassi, cestini. Se volete scaricarla, trovate il link. Sì. Io non ve lo dico neanche, sapete già quello che dovete fare, ma oltre a quello, scrivetemi nei commenti se voi nelle partite utilizzate questi razzo bottiglie. Io al momento non li ho presi neanche una volta, tranne in creativa. Però vabbè, esattamente. Non spiare. Vabbè, la scelta non è che sia tantissima, devo scegliere tra questa e questa. Ah, ragazzi, secondo i miei calcoli, davvero pomodoro di Fortnite, il primo nascondiglio sarà proprio questo. Mamma mia, mi inizia a salire l'ansia perché pensare che dei razzi potrebbero piombarmi addosso da un momento all'altro mi spaventa un po'. Però sono pronto, vai. Posso iniziare? Può iniziare. Ah, già ho paura. Oh no, sono partiti. Oddio. Lollo. Lollo. Mi dispiace, ma io volevo prenderti in giro, ma non mi fa. No, ragazzi, okay, no. Crashate a parte, Lollo, mi dispiace, ma hai sbagliato, quindi ti tocca fightare. Il punto non te lo aggiudicherai facilmente. Io prendo subito questa, uno. Mi sa che non funziona. Allora, abbiamo scoperto che stando in squadra insieme non si può morire. Quindi abbiamo cambiato squadra e abbiamo deciso anche come prendere le armi. Le armi cambiano ogni 20 secondi, quindi noi scegliamo una casetta, prendiamo un'arma, aspettiamo 20 secondi, ne prendiamo un'arma e poi... Ah, 10 secondi. E poi le armi che abbiamo, ragazzi, qui è tutta fortuna. Io direi che possiamo andare, io ho già scelto questa. 3, 2, 1, ti prego, gioco, ti voglio bene! Oh, oh, vabbè. Dammi un fucile a pompa. Se mi dai il fucile a pompa, io ti consiglio... Io ho fatto. Ci sono. A meno me. Sono pronto. Possiamo andare. Ok, adesso solo con due armi la situazione cambia un pochino. Uno. Oh, adesso non vedo più il tuo nome ed è tutto molto più strano. Perché questa cosa mi sta mettendo un'ansia incredibile. Lollo, dove sei? Tu sei qui. No, scherzavo. Che? Guardalo. Oh, madonna. Ma cosa sei? Un coccodrillo? Non lo so perché, però. E vabbè. Ragazzi, è partito. Non lo so, mi è venuto in mente un coccodrillo. Vinta. Ragazzi, la prova è andata a buon fine. Da adesso possiamo iniziare. Un coccodrillo astuto. Io ti dico, stai attento. Vai. Intanto mi alleno a lanciare palle da rugby per il mio futuro da pomodoro rugbista. Mi sono ne girato. Devi mettere più. Ah, un indizio, ne devi mettere più di uno. Cioè, ok, ok, ok. Ne devi mettere tipo tre. Vabbè. Distrugge tutto. Non voglio sentire rumore. Dove sei? Qui o qui?
Allora, facciamo il ragionamento. Però... secondo me lui la pensa così, ragazzi. Visto che io mi sono messo lì, lui dice, non mi posso mettere lì, quindi mi metto lì. Però dice, no, però se mi metto lì, lui dice che mi sono messo lì perché non mi sono messo lì. Quindi, Lollo, ho trovato il tuo nascondiglio perché io prevedo il futuro. Ti ho preso! No! Come no! Oddio, che scena bellissima! È la scena più bella che io abbia mai visto. E il mio calcolo ha funzionato, ragazzi. Vedete come si recupera in un attimo. 1-1. Vado. E adesso è strana la cosa, perché cioè, se ti metto qui, mi metto qui, se ti metto qui, mi metto qui. Lollo, tra 3, 2, 1. Puoi partire. Ti prego. Ti prego. Io c'ho paura. Io più di te, fidati. Partiamo dal presupposto che la costruzione è asimmetrica. Considerando l'asimmetrismo della situazione, che fai? Non rispari i razzi. Eh sì che rispari, dove stavi tu? Dai. Ti prego. Raga. Lollo. No, mi dispiace. No. Aspetta che controllo un attimo il telefono, No. Ci ritocca fightare. Fortnite mi sta dando un'altra possibilità per passare in vantaggio. Non la sprecherò. Stavolta io vado qui. Ho detto, ho già due armi. Non so. No, aspetta, si è buggato. Perché non mi fa prendere questa? Quella è bella. No, c'è l'arma gigante che non me la fa prendere a me. C'era il pompa gigantissimo. No, Lollo, io ho perso. No, io ho perso sicuro. Tu non sai cosa ho io. Ma non, cioè, non te lo immagini neanche. Non ci posso credere, ragazzi. Ok, possiamo iniziare. So cosa fare. No. Ragazzi, è stato un onore giocare con voi. Sì, mi dite per favore cosa devo fare io qui con queste armi, vi prego. No. Raga, non so che fare. Ho la revolver e non ho paura di usarla. No! Tu che avevi? Fucile d'assalto e mitragliatore. Very good. Qui io devo usare il jolly. Per forza. Testa, casetta a sinistra. Croce, casetta a destra. Siri. Testa o... Ciao, cosa posso fare? Testa o croce? È uscito croce. Allora, Lollo, in questo momento tu già sai se sei morto o no. Però... io devo, lancio, sparo tutto quello che posso sulla casa a croce. Ti prego, Siri. No. Sì. Lollo, certo, devo dire la verità, sei proprio sfortunato. Devo ammetterlo, ho una fortuna incredibile. È bruttissima sta cosa, perché io vado così, spensierato. Vai, io mi sto sentendo sempre più fiducioso di questa cosa. Anche stavolta. Senza pensieri, così. Così, senza pensieri. No. Lollo, io ti dico. No. Cioè, sei proprio sfortunato, Tre su tre. Vabbè. Vieni, prenditi un po' di pizza, va. No? Ho finito. E ora? Ma dove stai? Dove stai tu? Ah, peccato. A te la scelta. Buon divertimento. Cosa è questa strategia? Non te lo dico. No, no, non puoi fare queste cose. Oddio, sono confusissimo in questo momento. Sei chiuso dentro, raga. Sei chiuso dentro. No, non si è chiuso dentro. No, non si è chiuso dentro. No.
Ho distrutto, ho distrutto un coso intero, vabbè. Ma non sei ancora uscito? Non me l'allarma sto gioco. Due. Vai. Uno. Via. Oddio! No, stava per funzionare il mio assalto. E mo? E mo è finito. Oddio. L'assalto. L'ho fatto prendere. Ma dove stai? Cavolo, mi dimentico sempre che non abbiamo le munizioni infinite. Ti aiuto io se vuoi. Oh, ops, questo non doveva succedere. Ma sei vivo? Ah, cacchio, è vero, non ci sta dando da caduta. Ciao. Ok, niente. Io non spreco le ultime munizioni che mi sono rimaste. Ma no, ho sprecato la mia occasione. È andata. Non so. Ah, c'ho poca vita comunque, non ce n'ho tantissimo. Ah. C'ho anche pochi colpi, diciamo. No, so Cavolo, pensavo fossi più giù. No, so cascato, però di poco. Aiuto! Non pensavo fosse tua! Non pensavo fosse tua quella piramide! Oh, mamma mia, mi sono spaventato tantissimo! Vuoi sapere quanta vita? 39. Se adesso Lollo per la prima volta mi prenderà, perché ancora non ho provato l'ebbrezza di morire dai missili, dai, diciamo che ha vinto lui questa challenge. Se no, ci tocca combattere per l'ultima volta. E tanto non ti prendo, è possibile. Qui, stavolta senza nessun ragionamento, senza nulla, aspetta ancora un attimo. E vai per la tua ultima scelta. Io mi sono nascosto. Guardate, nel caso dovessi morire, lo farò in modo intelligente. Quindi appena inizio a lanciare i razzi già so cosa fare. Devo... Ragazzi, io sto ballando. No! Oddio! Morirò. Io mi sono sacrificato per la patria. Sì, la prima volta. Ma no, io vado a festa già. No! Già. Ragazzi, buon anno. Non doveva finire così. Non ho fatto spaventare tantissimo. Minigun. Mi sa che non è valido, però non fa niente. Respawna se hai il coraggio. È valido tutto. Sono già morto. Vabbè, bello. Non è stato molto divertente. Sì, io mi sono divertito. Provateci anche voi, sfidate i vostri amici e taggate Mattiz. Mentre fate questa sfida con i vostri amici e Lollo dove... Sì, con la pistoletta bianca, volevi veramente uccidermi così, eh? Niente ragazzi, ricordate anche di attivare la campanella delle notifiche, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, un bel like, passate in descrizione che troverete il link delle mie cuffie, del mio profilo Instagram e del green screen. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video e grazie a Lollo per aver partecipato, ciao ragazzi. Ciao ragazzi.